I primi video con cui cominciamo la nostra serie non parleranno in realtà di tecnologia, crittografia, matematica o informatica. Parleranno invece di economia, se non addirittura di politica. Perché per rispondere alla domanda fondamentale a cui dobbiamo rispondere per capire Bitcoin, che è perché Bitcoin, qual è il suo scopo, qual è lo scopo che i suoi creatori volevano raggiungere, dobbiamo addentrarci addirittura un po' nella storia o comunque nella filosofia di ciò che è il denaro. Che cos'è il denaro? Che cosa sono i soldi? Il denaro, come sappiamo, risponde a un'esigenza che abbiamo sempre sentito raccontare fin da piccoli, che è quella di superare il problema fondamentale del baratto. Il baratto è importante perché con lo scambio noi possiamo superare i limiti di un consumo individuale. Ognuno di noi produce qualche cosa e lo consuma, ma se invece di produrre e consumare da soli noi produciamo e scambiamo con altri, ognuno si può specializzare e il valore di ciascuno può aumentare dallo scambio. Ma lo scambio è complesso quando viene fatto tra oggetti che hanno una tipologia di valore diversa per ogni attore del mercato. Per superare questo problema, che viene in genere chiamato doppia coincidenza dei desideri in economia, un certo bene che viene scambiato più degli altri, che viene accettato più degli altri, emerge dal mercato e diventa denaro, con funzione principalmente di aiutare lo scambio. C'è una seconda funzione però che noi studiamo un po' meno conosciuta, ma è altrettanto importante anche per la storia di Bitcoin, che è la funzione di risparmio che è aiutata dal denaro. Queste due funzioni del denaro, la funzione di scambio e la funzione di risparmio, sono particolarmente efficaci quando avvengono insieme. Questi due valori, queste due funzioni del denaro viste insieme creano però due problematiche. La prima problematica è quella della censura, ovvero quando cresce il numero di persone che vogliono scambiare tra di loro, crescono anche le comunicazioni, le interazioni per poter facilitare questo mercato, e cresce anche la tentazione da parte di alcuni attori centrali che controllano questo mercato di diventare arbitri, decisori, censori degli scambi, magari per aumentare i propri privilegi. Il secondo problema è il problema della inflazione, il problema della produzione di questo denaro. Se una forma di denaro diventa un buono strumento di risparmio, ecco che chi può produrre questo bene che è stato scelto dal mercato come denaro è incentivato a produrne di più e sempre di più e sempre di più, creando quindi un problema di inflazione. Serve quindi capire un po' la storia di quei beni che sono diventati denaro, perché aveva la caratteristica di essere difficilmente censurabili nello scambio e difficilmente inflazionabili qualora fossero utilizzati per il risparmio. Bitcoin, come scopriremo, è esattamente una delle forme di denaro che è più difficile da censurare e che è più difficile da inflazionare, quindi risponde molto bene ai criteri che il denaro richiede per poter essere utilizzato. La storia ha cominciato a convergere verso un bene particolare che è l'oro, il metallo prezioso che chiamiamo oro, che aveva alcune caratteristiche fondamentali per diventare denaro. L'oro, dicevamo, è facile da suddividere, è facile da scambiare di mano in mano, non ha sopra il nome di chi l'ha portato prima, è uno strumento che si dice al portatore, quindi molto difficile da censurare, da tracciare. L'oro è anche difficile da produrre in quantità illimitate perché ha un costo di produzione. Questo costo di produzione è molto alto e l'offerta di denaro non è elastica rispetto alla domanda. Quindi l'oro si è comportato come una moneta difficile da inflazionare a piacimento e difficile da censurare a piacimento. Se non che nel corso della storia l'oro ha anche mostrato dei suoi limiti, l'oro fisico. In particolare era difficile da riconoscere e anche difficile da conservare. Se noi abbiamo milioni di euro equivalenti di potere d'acquisto da spostare attraverso un confine, per esempio durante una persecuzione politica, ecco che spostare lingotti d'oro è molto difficile. Quindi gli strumenti che la società ha pian piano adottato per riuscire a aumentare la facilità di verifica e la facilità di stoccaggio dell'oro sono strumenti che hanno sempre per ora tenuto conto, prima di Bitcoin, della creazione di una terza parte fidata. La cosa interessante è che nel corso del tempo questa tendenza a utilizzare terze parti fidate è andata ad aumentare esponenzialmente, tant'è che siamo arrivati a un capitolo recente in cui il denaro oggi è semplicemente un foglio di carta che vede nella terza parte fidata l'unico garante del valore. Bitcoin, come vedremo, sconvolge questa relazione, ci permette di migliorare la trasportabilità e la storabilità dell'oro
in una sua forma digitale, che è tanto più necessaria quanto più ci addentriamo nell'epoca dell'informazione, nell'epoca di internet, dove scambiare beni e servizi in cambio di oro fisico sarebbe assolutamente anacronistico. Un certo movimento nato negli anni 90 con un nome particolare, cypherpunk, sognavano una forma di denaro che tornasse alla privacy e al controllo individuale tipico di una moneta di oro fisico che può essere scambiata da persona a persona senza che nessuno censuri o tracci o spii lo scambio, e però aggiornata nel mondo di internet. Come dicevamo, l'oro fisico non può essere mandato facilmente da un paese all'altro in pochi secondi, l'oro fisico è anacronistico per il mondo di internet, e invece questo oro digitale che cypherpunk sognavano avrebbe avuto le stesse caratteristiche del pagamento online, con le stesse caratteristiche di privacy del cash, o meglio ancora delle monete d'oro, che non dipendevano da nessuna terza parte. C'è anche un altro movimento che invece si occupava della facilità con cui oggi la massa monetaria può essere prodotta, inflazionata, manipolata, incrementata. Questa scuola di pensiero che si opponeva a questo tipo di manipolazione, cercando di riportare ancora il denaro alla sua difficoltà di creazione intrinseca, come nel caso dell'oro, si chiama, a volte viene indicata come scuola austriaca di economia, è il secondo filone di pensiero che ha portato alla ricerca su Bitcoin. Bitcoin è sostanzialmente il coronamento di questo sogno. C'erano stati alcuni tentativi precedenti, ma erano tentativi concentrati in alcune società. Per esempio, PayPal, quando è iniziato, voleva creare un nuovo tipo di denaro che fosse completamente privato e completamente non manipolabile, ma queste società erano facili da chiudere, erano facili da fermare. Il regolatore, o comunque chi avesse interesse nello status quo, poteva andare da questa entità dicendo loro di non provare a innovare. Vediamo come Bitcoin invece riesce a evitare questo problema, non essere fermabile.